Intanto vedendo che cosa la storia, in particolare la storia dei 150 anni all'inizio, quando Firenze è stata capitale d'Italia, quindi la prima attuazione di questo percorso verso Roma, cosa è avvenuto in un luogo che era già il Pantheon degli italiani, quindi dei grandi italiani e non solo dei grandi italiani. Allora, andare a vedere non solo le tombe di Michelangelo, di Galileo, ma anche come mai uno dei più bei refettori contenga i libri della Biblioteca Nazionale, o come mai proprio dentro Santa Croce c'è stato il primo ministero del bilancio in Firenze, e come mai il complesso di Santa Croce è di proprietà del Ministero degli Interni, e come mai lì le leggi cosiddette eversive dell'unità hanno visto la loro maggiore esplicitazione, perché è dell'Italia Santa Croce, e come mai il buon Dante è stato trasportato, è stato messo davanti a Dante tutti i comuni, quindi un'unità d'Italia basata sulla realtà dei comuni. Ecco, questa esperienza in un luogo secondo noi è efficace molto 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 più di una lezione ex cattedra in cui tu ascolti una voce ma il tuo sguardo è perso. È una versione della cittadinanza italiana. Io posso ricordare una emozionantissima cosa quando un gruppo di greci con una grande corona si sono avvicinati a Foscolo e in un silenzio veramente straordinario hanno cantato il loro inno nazionale piangendo. Io a quel punto ho sentito che Santa Croce non era più il Pantheon degli italiani, ma degli europei. Ed è un passo in avanti che vorremmo fare utilizzando un'immagine di Santa Croce, l'albero della vita, del grande pittore Gaddi, che è sullo sfondo del Cenacolo, dove ci sta Cimabue, quello dell'alluvione, lei ricorda. E noi vorremmo che quell'albero della vita, che è l'asse universale, fosse l'immagine di una cittadinanza universale, quindi pienezza di cittadinanza italiana e configurazione di una cittadinanza globale. Santa Croce può diventare anche questo. Io a scuola della classe non l'ho visti, ma li ho visti lì. E per esempio pronunziare un canto di Dante in un luogo dove Dante c'è stato è una emozione, perché le immagini, lei pensi, nel Cenacolo da una parte c'è il dipinto fatto da Orcagna, che è la prima interpretazione, diciamo così, la prima rappresentazione dell'inferno di Dante. Allora, recitare Dante in un luogo dove Dante c'è stato e magari ha parlato e magari ha declamato, di fronte alla prima immagine dell'inferno dantesco, crea un enorme stress personale che credo sia proprio dei ragazzi abituati a una civiltà delle immagini. L'immagine ti parla più di qualsiasi altra cosa, e un'immagine dal vero è una immagine ancora più forte di quella a cui ti sei abituata con il mezzo di comunicazione di massa. È questo che stiamo cercando, e c'è anche addirittura una disciplina che si chiama site specific, che fa vedere come apprendere e progettare nel luogo che si sta studiando e che magari si intende in qualche modo rivoluzionare è una situazione di apprendimento straordinario della memoria e anche di congettura del futuro. Appunto, vogliamo in qualche modo valorizzare e entrare nell'ambito del programma che è stato fatto dalla Commissione, e lo vogliamo fare sperimentale. Ancora lo porremo nell'ambito già di un progetto che abbiamo sulla materia cittadinanza e Costituzione. I 150 anni saranno il lato storico ed artistico di questa disciplina, e quindi siamo a buon punto. Un invito a riflettere. Perché se da un sistema regionale
di tipo secolare, regionale, per macro regioni, per come era prima dell'Unità d'Italia. Si è fatto il miracolo, anche attraverso la lingua, ma non solo, di fare degli italiani. Io dico, non sprechiamo questo momento storico, cerchiamo di avere la ricchezza di essere nazione, la ricchezza di poter, in termini di sussidiarietà vera, partire dalle nostre regioni, e in termini di proiezione contemporanea e non futura, sentirsi cittadini del mondo. È una emozione che ci fa diventare contemporanei a noi stessi, e che è l'augurio che io faccio a tutti gli studenti.